vi mostrò come realizzare questa semplicissima maglietta che io ho deciso di chiamare maglietta Maria Antonietta. Il filato che ho utilizzato in realtà sono due che ho già utilizzato le scorse estate e sono il Jacqueline della Mondial, che vi ricordo che ha un percentuale di, mi sembra, no, vado a leggere, eccomi, 75% cotone, 15% microfibra PL, 8% microfibra PA, 2% poliestere, mentre l'altro cotone che ho deciso di utilizzare è il Fior di Cotone con il lamé, che è 98% cotone e 2% lamé. Come potete vedere, è una maglia veramente molto luccicosa e particolare ed elegante. Per poterla realizzare, e questa è una taglia S, io ho utilizzato 200 g del Fior di Cotone lamé, 150 g del Jacqueline. Come sempre in descrizione vi lascio il link ad entrambi i due filati che trovate sul sito Uncentando Come Filati, da cui potete trovare sia questi colori che anche altri. Io vi direi che potete anche optare per un bel blu o alternato al verde, che secondo me sarebbe uno bello stacco e renderebbe la maglia ancora più particolare. Per quanto riguarda comunque le taglie più grandi, vi ricordo che il fior di cotone viene comunque venduto a pacco, quindi un pacco per tutte, e va benissimo qualsiasi taglia siete, e se vi avanza non vi preoccupate, perché io comunque ho intenzione di utilizzarlo ancora quest'estate il fior di cotone lamé, quindi potete sempre usarlo. E vi ricordo che comunque l'anno scorso io ho fatto una bella stola con il fior di cotone lamé celeste. Quindi potreste usarlo per fare qualche sola anche voi con quello che vi rimane, o un'altra maglia abbinando il fior di cotone tipo al baci rubati, che verrebbe comunque ben perfetta. Mentre The Jacqueline vi consiglio per una taglia M di andare a prendere almeno 4 gomitoli, per una taglia L 5 gomitoli. Se siete una taglia S e volete fare le maniche più larghe, vi occorrono comunque 4 gomitoli, perché io del terzo gomitolo a me è avanzato veramente pochissimo, quindi non riuscireste a fare le maglie lunghe. Per quanto riguarda l'uncinetto, ho usato sempre solo l'uncinetto del 3,5. La lavorazione è semplicissima, sono tre giri che vanno sempre ripetuti, quindi come potete vedere la maglia è forata, però è particolare, quindi non è che si noti tantissimo, soprattutto se sotto mettete, come ho fatto io, un top che richiama uno dei colori utilizzati. E una volta fatto questa lavorazione in tondo da sotto, si va a separare la parte dietro dalla parte avanti, si cuciono le spalle e si vanno a fare le maniche. Le maniche sono anch'esse molto semplici, perché ho fatto lo stesso motivo nel corpo della maglia, solo che li ho rifiniti con questo bordino molto ondulato. Per quanto riguarda invece questo scollo che vedete, io in realtà ho fatto poi, mi è avanzato il filato della Jacqueline, mi sono tirata un filo di circa 1,5 m e l'ho fatto passare, non vi preoccupate, nel video vi mostro come, l'ho fatto passare tra le strisce della mia maglia, sono andata a tirare e ho fatto un piccolo fiocco, a cui poi sotto ho appeso queste due perline che mi erano cadute da un bracciale, quindi ho deciso di riutilizzarle in questa maniera. Così abbiamo una maglia che ha questo scollo di particolare, queste piegature qui sul davanti, questo effetto orlato sotto. Avrei potuto fare anche l'effetto orlato sotto proprio la maglia, ma poi mi risultava troppo stile bambolina, e quindi volevo rimanere più su uno stile elegante, un po' retro, ma neanche tantissimo. Infatti il nome Maria Antonietta l'ho ripreso dalla regina di Francia, perché mi pareva giusto chiamarla così. Mi ricordo che aveva in un ritratto appunto una manica con questo tipo di sbalzo qui sotto. Detto ciò, spero che anche questa maglia molto tranquilla, molto simpatica, molto carina, vi piaccia, che desiderate realizzarla. E se è così, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e speruzzare, oppure come sapete mi potete taggare sempre su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò due filati, il fior di cotone che è questo del colore panna o bianco, in realtà sembra più è un panna, con il lamé all'interno, a cui alternerò il filato Jacqueline, che è, ho scelto questo colore che è il numero, vado a leggere, 590, che come potete vedere sono due colori che insieme si abbinano tantissimo e mi piace proprio, sapete, abbinare filati diversi ma che comunque un po' si abbinino, e come spessore stiamo lì. Io lavorerò con un centro numero 3,5 e la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di
2, quindi io ho montato 140 catenelle, però mi raccomando, per una taglia più grande, quindi una S, una M, una L oppure anche una S che volete però sia più morbida. Allora, una S un po' più morbida, io direi andate a montare massimo 10 catenelle in più. Per una taglia M io direi che dovete andare a montare un 20-24 catenelle in più. Per una taglia L andate a montare almeno 40 catenelle in più. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Io lo farò, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene facendo 3 giri. Io farò i primi 2 giri con questo filato e poi l'ultimo giro con il Jacqueline. Quindi andiamo subito a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e ricomincio da capo. Quindi entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo, quindi entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio. Quindi vedete, una lavorazione semplicissima. Si fa una maglia alta, una catenella di separazione, si salta una catenella di base, si entra nella successiva e si va a fare una maglia alta. Quindi devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto la catenella, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro uguale al primo, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta successiva e di nuovo andiamo a fare una maglia alta. Catenella e così via. Dobbiamo fare questo per tutto il nostro secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro. Ho fatto la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ora, senza spezzare il filo, mi aggancio con il filo dell'altro filato e vado a fare il mio terzo giro. Quindi mi aggancio in questa maniera, tiro il filo, rientro dentro. E vado a fare una maglia bassissima per allagganciarmi. E adesso posso continuare a lavorare solo ed esclusivamente con il filato del Jacqueline, almeno per questo giro, perché poi, come vi ho detto, sono 3 giri, quindi poi ricomincerò dal primo, in questo caso, quindi ricomincerò poi con il fior di cotone. Quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella e si ricomincia da capo. Una maglia alta dove abbiamo la maglia alta. Una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella. E si continua così per tutto il terzo giro. Terminato il terzo giro, vi farò vedere come riprendo di nuovo a lavorare con il fior di cotone e ricominciare quindi dal primo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto quindi l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso, come vi ho detto, si ricomincia dal primo giro, quindi abbandono il filo del Jacqueline, recupero il filo del fior di cotone lamé e vado a fare le mie 3 catenelle, una, due, tre. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi molto molto semplice. Questi sono i giri che andremo sempre a ripetere fino alla lunghezza desiderata. E una volta arrivata agli scalfi, vi farò vedere come dividere la parte dietro e la parte avanti e poi lavoreremo fino a fare le spalle, fino ad arrivare alle spalle. Sono arrivata all'altezza degli scalfi, ho ripetuto il motivo per 14 volte e poi ho ricominciato il quindicesimo motivo facendo il primo giro e mi sono fermata per poter mettere i marcatori e separare quindi la parte dietro dalla parte avanti. Per fare ciò io sono andata a contare le mie maglie alte e ne ho un totale di 70, quindi ne ho messe 35 dietro, 35 davanti e quindi il marcatore tra la prima e l'ultima davanti e dietro. Mi raccomando, se voi avete un numero dispari, quello dispari, quindi la maglia alta dispari va sempre messa sul davanti.
Ripeto, quindi ho ripetuto il motivo 14 volte, ho ricominciato il quindicesimo motivo facendo il primo giro e poi sono andata a mettere i marcatori. Ho contato le maglie alte, ne ho 70, quindi 35 dietro, 35 avanti, andando a mettere il marcatore dove ho la catenella che mi separa le prima e l'ultima maglia del davanti e del dietro. Detto ciò, io continuo a lavorare normalmente il mio giro, solo che adesso naturalmente andremo a fare i giri di andata e ritorno, ma i giri sono sempre 3. Uno l'ho già fatto, quindi adesso vado a fare il secondo, in modo tale da farvi vedere come iniziare e come finire i nostri giri, e poi andremo avanti così fino ad arrivare all'altezza delle spalle, sia avanti naturalmente che dietro, e poi andremo a fare le maniche. Quindi vado a iniziare a fare il mio secondo giro usando sempre solo in questo momento il fior di cotone, e vado quindi a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, la catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, e continuo così per tutto il mio secondo giro. Terminato il secondo giro, vi farò vedere appunto come terminarlo e come iniziare poi il terzo. Sto terminando il secondo giro e quindi vado a fare la mia ultima maglia alta nella maglia alta prima del marcatore. E adesso mi giro con la lavorazione, mi aggancio con l'altro filo, perché vi ricordate che io il giro di maglie alte lo sto facendo con un filato diverso, che è il Jacqueline. Quindi mi aggancio. E di nuovo, una volta agganciatomi con il filo, vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, e poi una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, una maglia alta dove ho la maglia alta, e continuo così. Poi naturalmente tornerò a lavorare di nuovo con il fior di cotone e poi di nuovo con il mio Jacqueline, quindi alternando sempre i miei 3 giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro, quanto sono andata a cucire le spalle, e poi ci occuperemo delle maniche. Ho terminato anche gli scalfi, ho ripetuto il motivo 4 volte. In realtà stavo iniziando il quinto, quindi il primo, secondo, terzo e il quarto, ripetendo sempre che sono 3 giri, e poi ho rifatto i 2 giri del quinto motivo. Quindi diciamo che ho ripetuto quindi 4 volte il motivo e poi ho fatto 2 giri dell'ultimo motivo, sia avanti che dietro, e sono andata a cucire di poco perché io voglio uno scollo bello largo che possa un po' scivolare, lasciandomi una spalla un po' scoperta. Quindi ho cucito soltanto le prime 6 maglie alte da entrambi i lati. Adesso possiamo andare a fare quindi le nostre maniche. Per realizzare lo scalfo faremo lo stesso punto della maglia, solo che partiremo dal giro di maglie alte in modo tale da coprire tutti i fili con cui abbiamo cambiato ogni volta il colore. Quindi io mi aggancio qui in basso dove ho l'archetto che mi separava le maglie alte lavorate, mi aggancio con il filo. E vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado dove ho la maglia alta qui e vado a fare una maglia alta, e poi inizio una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, cercando di prendere i fili in modo tale da nasconderli e poi tagliare gli eccessivi con la forbice. E poi vado a fare una maglia alta tra l'incrocio delle 2 maglie alte, in questa maniera. E ancora maglia alta nella maglia alta orizzontale, maglia alta dove ho l'incrocio tra le 2 maglie alte, e continuo così quindi per tutto il mio giro. Mi raccomando, se dovete stringere la manica perché forse così vi viene troppo larga, o se la dovete allargare, allora se dovete stringerla, casomai ogni tanto saltate la maglia alta da fare tra le 2 maglie alte, ma tenete presente che voi alla fine dovete trovarvi con un numero pari di maglie alte per poter fare poi il giro successivo, che è la maglia alta separata da una catenella. Mentre se dovete allargarla perché altrimenti viene troppo stretto, dove avete la maglia alta orizzontale invece di una, ogni tanto fate 2 maglie alte.
parte. In questa maniera potete andare ad allargare o stringere la manica se lo scalfo è troppo stretto o troppo largo. Detto ciò, io adesso continuerò a fare tutto il giro e poi, come sempre, vi farò rivedere come rifare il secondo giro. Ripeto, i giri sono sempre i tre, solo che sono invertiti. Il primo giro adesso è quello delle maglie alte, i due giri successivi sono quello della maglia alta separati da una catenella. Allora, ho terminato il mio giro, quindi adesso passerò a lavorare il secondo giro, quindi cambierò di nuovo filato, andrò a lavorare col fior di cotone e faremo i due giri, vi ricordo sempre, 3 catenelle, una catenella di separazione e maglia alta per iniziare, e poi sempre catenella e maglia alta. Ora vi continuerò così, vi farò sapere alla fine quante volte ho fatto il giro. Io non voglio una manica lunga, la voglio a 3/4 e quindi vi farò sapere quante volte ho fatto il motivo e come vado a fare poi il bordino della manica. Ho terminato la mia prima manica, ho ripetuto il motivo per 8 volte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scusatemi, per 9 volte, e nell'ultimo giro poi sono andata a fare questo bordino un po' sbarazzino. Per realizzarlo è semplicissimo, si vanno a fare 2 maglie alte sopra la maglia alta, 3 maglie alte nell'archetto di una catenella. Questo vi permetterà appunto di avere questo motivo ondulato, e io ho fatto solo un giro. Voi però, se lo volete fare anche più lungo, potete fare anche un altro giro sopra, ma io preferisco lasciarlo così semplice com'è. Adesso andrò a fare anche l'altra manica e poi vi farò vedere come andare ad abbellire anche il collo. Terminate entrambe le maniche, vi faccio vedere come andare a rifinire il collo. In realtà non andremo a fare un bordino, ma andremo a stringere la lavorazione in questa maniera. Mi sono presa circa 1,5 metri del filato del Jacqueline. Mi sono andata a contare le maglie alte libere qui sul davanti in modo da andare proprio al centro, e a quel punto ho fatto passare il filo. Vedete? Aspetta, ve lo tiro un po' così lo vedete. Ho fatto passare 2 cappi scendendo. Ora alzo un po' così, ecco, vedete? In modo tale da far scendere il filo sia da questo lato che da quest'altro. E ho fatto questo per 1, 2, 3, 4, 5 motivi. Una volta fatto ciò, si tira in questa maniera e si ferma il filo. Facendo un bel fiocco. Naturalmente potete anche non usare lo Jacqueline, ma usare il fior di cotone, o magari usarli tutti e due per avere un fiocco più che si vede di più. Io volevo un fiocco che si notasse poco, quindi mi va bene comunque che sia questo del Jacqueline. Ecco, vedete, in questo modo abbiamo creato uno scollo a V pieghettato qui sul davanti, che rende la maglia ancora più particolare e carina. E naturalmente voi potete scendere anche di più di 5 motivi se volete il collo, lo scollo un po' più profondo, però non scendete troppo perché altrimenti poi vi fa difetto sulle spalle, quindi 5 motivi per me vanno benissimo. Quindi ricordate, passate tra una, cioè fate passare il filo qui e lo fate uscire da quest'altra parte, e in modo tale che avete poi, come vi ho fatto vedere, questi due fili che pendono. Tirate e poi fate il fiocco in questa maniera. Quindi la mia maglia adesso è terminata.